se non mi ricordo, facevano l'olio. Ah, il torchio. Il flandore, il flandore. Il flandore coperto con la terra. Un paio d'anni faceva. Tutte le arcate ormai rovorate dal tempo, questo è il frantoio dove si faceva l'olio, purtroppo un po' oscuro, ci vorrebbe una lampada. Quante cose ci viene? Sono tutte mure fatte da archi, è il frantoio. Ma non ci sono più stati. Che adesso è tutto malandato. Guardate là. Ah, la finestra. Una finestrina. Che là è un buco. Era un buco in Cicano, mi stava in piacere, non è un buco. Non ricordo no, non è. Poi questa inquadratura della città di Visciano. Ma questa è una funzione, è corrente o attiva? Funziona di accumulatore, più l'accumulatore della Madonna, perché visto cosa deve uscire. E questa è la chiesa della Madonna del Carpinello in Visciano. Questa è la strada che scende dai Camandoli. Dove sta la descrizione, ce la facciamo rotta. Rotta, va bene. Porta pure un po' cazzo, eh? Bene, chi le cade insieme alla macchina? No, vabbè, girano più veloce, non vuol dire niente questo. La cima in montagna, io dico che l'improfondità che là è. Ma se salutiamo un po' che scendendo in questo. E poi ci dobbiamo andare. E poi ci dobbiamo andare. Si aggi giù piano, poi giù piano. Vai, vai. Appena zoomata che la luce. Ecco. Qua zoomata. Ma il colore in bianco. Ecco. Stasera in televisione. Ah, sì, sì. Allora.
oggi ti mangi già una cosa. Questo momento ha iniziato a buttarmi nel mezzo. Oi! La cappellina dove... Insomma, da là. Oggi c'è sempre del tuo posto, così, vedi? Tutto del parco. Intanto ricordo che è sempre l'emittente Radio Carpine che trasmette sui 97.500 MHz tutta in FM. Siamo passati a Gloria Gaynor in Richard Bidere e preparatevi perché tra poco daremo il nostro secondo quiz. E continuate a telefonare all'823-1939 per dediche, siamo qui a vostra disposizione. Comunque cominciate a preparare carta e penna perché tra poco daremo il nostro secondo quiz della serata.
che ci sono più altri? Virgola. Don Lars. Ma dovresti mettere Zoom, dopo, registro dove? Monica trova. Sì, lo so. Bruno, prendi un momento Monica. Dove sta Don Lars? Sta qua, non Bruno. Ok, passiamo ai Santo California. Monica, e su questo brano qui di Vichy sia qualche dedica? Infatti, da Bruna di Nona ad Angela e Bruna di Visciano. E intanto vorrei ripetere il nostro numero telefonico che è 823-1939 e ricordo che è sempre Radio Carpine che trasmette sui 97.500 MHz tutta in FM da Visciano. Don Salvatore Napolitano che ci dirà una bellissima sua poesia. Prego. Prima di leggere questi miei versi vorrei dirvi le circostanze che mi spinsero a scrivere. Da poco era finita la funzione serotina, la gente già era uscita di chiesa, io mi avvicinai alla porta per chiuderla. Mi voltai indietro e vidi una ragazza inginocchiata davanti all'altare della Vergine Addolorata. Pensando che stava recitando le preghiere, attesi che finisse. Aspettai 5-10 minuti, un quarto d'ora, ma la ragazza non si decidiva ad alzarsi. Mi accostai, la toccai dietro sulle spalle, e domandai, che fai? Dobbiamo chiudere la chiesa, non vede la gente già uscita. Essa si alza, si guarda intorno, vede che la chiesa è tutta oscura e scoppia in pianto. Parroco, stava pregando per mia madre che è morta. Mi colpirono queste parole, andai sopra e scrissi questo sonetto. E l'ho scritto in vernacolo, in dialetto napoletano. E l'ho intitolata L'Orfanella. Nel giorno d'intà chiesa, ad un'occhiata, già stava una figliola che pregava. L'occhio teneva fissa, mai calava la faccia bella dell'addolorata. Non si muoveva, non si friccichiava, come un monumento fermo stava. De Bartolina a stato quello pareva pa' bella posizione a chi ha guardato. A esse piano piano mi accostai, tremando al re lo toccai o mante, dimmi figlio di cielo, tocca che fai? Che la guardai, salutai attorno e con una voce rotta dal pianto disse, prega per mamma, che ti non dormi. Bellissima poesia di Don Salvatore Napolitano che questa sera ha fatto omaggio alla radio Carpine da Visciano Napoli e con me si complimentano tutte le clicche e l'equipe di Radio Carpine, con me ripeto di fare un altro applauso. Thank you.